Una piattaforma digitale di telemonitoraggio utilizzata nell'ambito di uno studio osservazionale non farmacologico e no profit, con una raccolta dei dati dei pazienti Covid-19 positivi o in isolamento domiciliare, è stata presentata ed illustrata questa mattina presso l'ospedale di Pescara. L'iniziativa nasce da una collaborazione fra la ASL pescarese e Confindustria Chieti Pescara. La piattaforma in realtà nasce per lo studio dei pazienti cronici, per monitorare i pazienti affetti da cronicità e da scarsa capacità motoria che stanno al loro domicilio. Noi avevamo realizzato questa piattaforma già lo scorso anno vincendo un bando europeo, ottenendo un finanziamento come medici di famiglia della Val Pescara. Noi siamo un'associazione di medici di famiglia della Val Pescara. Quando è iniziata la pandemia ci siamo resi conto, guardando le linee guida, guardando un po' quali erano le condizioni per trattare a domicilio i pazienti affetti da Covid, che la nostra piattaforma era in condizione di rilevare tutti i parametri necessari per tenere sotto monitoraggio questi pazienti. E così abbiamo utilizzato, perché noi con questa piattaforma monitoriamo pressione, monitoriamo saturazione, monitoriamo frequenza cardiaca, monitoriamo pressione, temperatura corporea. E questo secondo noi è un grande vantaggio, prima di tutto perché non fa sentire i pazienti soli. Noi li chiamiamo, li sentiamo, valutiamo come stanno, vediamo i loro parametri e soprattutto un sistema di alert ci consente di capire se stanno emergendo delle cose che rendono necessario modificare il setting assistenziale, cioè se bisogna ricoverare i nostri pazienti. Noi prendiamo un parametro con un sistema dotato di Bluetooth, il parametro viene inviato a un gateway, si chiama, e dal gateway passa nella piattaforma, dalla piattaforma passa sui nostri device e noi li vediamo. Sì, ha grande valenza tecnologica, ma mi piace ricordare che ancora di più ha grande valenza umana. Noi spesso parliamo di innovazione tecnologica, che è sicuramente importante, ma dietro questo concetto ce n'è un altro più importante, che è l'innovazione di pensiero. Noi nell'UCCP di Scafa abbiamo trovato le condizioni per poter presentare un progetto innovativo, perché c'erano delle persone motivate che credevano in un modo diverso all'organizzazione e quindi è stato possibile anche poi avere il successo dell'applicazione stessa della tecnologia. La tecnologia in fondo è un qualcosa che si compra, il resto è qualcosa che invece si costruisce, quindi è un bellissimo esempio da una parte le imprese che hanno donato, perché questo è stato frutto di donazioni. Noi abbiamo aperto un fondo in periodo di marzo, quando iniziò il lockdown, un fondo che ha portato un risultato molto importante.